Ciao ragazzi, e benvenuto. Sì, è benvenuto. 118! Ciao ragazzi, e benvenuti nel secondo speciale per Halloween. Cioè, guardate che cosa vi ho creato. Sì, però vieni che dobbiamo fare i biscotti. Un attimo. Non lo so, sembra una strega col pentolone. Perché hai delle orecchie da gatto? Più da procione, forse. Sigla horror. No, non è sempre la stessa. Vai. Ciao a tutti ragazzuoli, io sono Pexy e anche oggi siamo in compagnia. Del procione. Attenzione, due volte consecutive che lo dice subito, senza sbagliare. Beh, comunque devo anche dire che le mie... Tutto il video con i campanelli, è un casino. Sarà dura oggi. Devo dire che le mie intro comunque hanno sempre... Non so che... Ma basta sti campanelli! Di molto cringe! Ma vabbè ragazzi, non è quello che conta, perché... Cosa andremo a fare oggi? Cosa andremo a fare oggi? I biscotti a forma di zucca, pipistrello, ragno, gufo. Cosa sono gli altri? Fantasma? Quello cos'è? Un toro? No, una caramella. C'è proprio una voglia. Vuoi andare di là? Faccio io se preferisci, eh? Non sei capace. Vabbè, come stavo dicendo, oggi andremo a preparare i biscotti per Halloween. Robe! Cioè, più che altro andrò a preparare perché non ascoltatela, ragazzi, sono fortissimo. Comunque, lei mi dirà tipo come fare, visto che voglio provare a fare qualcosa di carino almeno oggi. Però farò io, ragazzi, non vi preoccupate. Siamo rovinati. Tra l'altro, super professionali perché abbiamo ripresa lì. Lì. Ragazzi, oggi proprio delle cose pazzesche. Vabbè, ragazzi, senza perderci in chiacchiere, direi di iniziare subito. Abbiamo anche, tra l'altro, questa lavagnetta, perché oggi veramente troppo professionali, dove c'è scritto tutto quello che bisogna fare. Ci sono anche dei disegni molto carini che ho fatto io, ovviamente. Ho fatto tutto io. Ma come ti Va permetti? bene. Se questo è rubare? Sporca. Madonna, non ho parole. Vai, Guarda, guarda. fai danni! Vai, prendilo. Dai che ho l'artrosi alla schiena. La prima cosa da fare è intanto avere farina, uova. Madonna, come scrivi male, per Dio santo! Adesso è messo quello fatto io allora. Scrivo male, mi sono sbagliato, è da un po' che non vado a scuola. Comunque, abbiamo bisogno anche dello zucchero a velo, del burro e della scorza di limone. Perché scorza di limone? Non c'è. E allora che cosa... Che cosa scrivo a fare, scorza di limone, Madonna? Quindi, primo passaggio, qual è? Burro, farina, planetario. Come planetaria? Eh sì, E che cavolo devo ho anche fare messo il gancio. io? Il gancio! Ma non è collegata. Devi col... Ah! Non ho detto la cosa più importante, ragazzi. Ovviamente, per far sì che i biscotti somiglino anche solo lontanamente a... Halloween. Ho Ma detto delle formine. quando l'hai detto? Prima ho detto che c'è forma di Ah ragno. già. Il mio preferito sarà sicuramente il gufo. Voglio il gufo. Tu fai il cappello. Ci spostiamo sulla planetaria perché serve per l'appunto amalgama. Io parlo e mi passa davanti. Peccato perché per fare questi biscotti servirà la planetaria. Ma volevo impastare, peccato. Definiamolo domani mattina, dai. Ok, momentaneamente sposto il tavolo perché mi serve spazio per lavorare, no? Abbiamo quindi della farina. È farina questa. Del burro e Zucchero a velo. zucchero a velo. Lo sapevo, non mi distragga. Ci sono due uova, quindi ragazzi, iniziamo con... Devi riprendere la planetaria? O riprendi un po' meglio. Iniziamo col mettere. Guarda, che c'è sbagliato. In che senso? Prima il burro. Ma che non me l'hai detto? Come non c'è scritto lì? Ma non so leggere. Mettiamo 250 grammi di burro. Non so neanche mettere il burro. E la prima parte già devo dire che è andata alla grande. Poi andiamo a versare tutta quanta la farina. E voilà! Madonna, ma puzza sta farina, ma cos'è? Ci hanno cacato dentro. E poi andiamo a chiudere. Voi non potete capire, io mi sto muovendo in 3 centimetri, sto morendo. Iniziamo ad amalgamare tutto. Capito?
capisco, sono cose che dovrebbero succedere effettivamente. Ma che cavolo fai, è posseduta, vabbè che siamo ad Halloween. Ok, posso anche evitare di toccarla. Quindi nel frattempo che fa lì, noi possiamo anche... Bisogna aspettare. Non vuoi fare niente. Vabbè, allora intrattengo ballando. Perché si sa che in questi video solitamente io lo faccio. E che ciabatte sono? Non prendere in giro le mie ciabatte. Poi ho messo anche questa. È un'arma nucleare. Distruggerebbe le città. Tra l'altro, non abbiamo fatto vedere il pezzo forte di questo video, cioè i bicchieri, ragazzi, fosforescenti. Ci dice fosforescenti? No, si dice sbrilla luccicosi. Se io spengo la luce, in teoria... Vabbè, non si vede un cazzo. Quindi, ragazzi, ce l'abbiamo fatta. La planetaria ha funzionato. Ha amalgamato il tutto e è uscito fuori formaggio. Non so come sia possibile. E lo possiamo... No, che fai? Ma in che senso? Ma ho ancora fatto con la planetaria. Ma io che cavolo ne so? Ma tutto bene. Facciamo vedere che mettiamo lo zucchero a velo. Voilà. E le metto così, giusto, col guscio. Aspetta. Ragazzi, sto per mostrarvi il metodo preciso e perfetto e unico per aprire correttamente le uova. Conciso. Ma che roba. No, vabbè, dai, è troppo forte. Oh, bla. E andiamo di nuovo a far partire la planetaria. Poi qua, ragazzi, come state? Tutto bene? Qua in teoria ha finito. Beh. Ma scusa, ma è colla in realtà sta cosa. Perché non la prendi tu e mi fai fare a me? No, la prendo a schiaffi. Non hai capito, ma non ce la fare niente, dobbiamo metterla così in frigo. Ma qualcuno mi aiuti, per favore, io non ce la posso fare. Ma che fai? Ma mangi? Ma non hai capito nulla. Adesso prendiamo. Ma fanculo. Prendiamo la carta e la andiamo a mettere qua sul tavolo, così. Perfetto. E la andiamo ad avvolgere. Perché questa, ragazzi, verrà messa nel frigo e dobbiamo aspettare un'ora. Almeno, sì. Quindi, ragazzi, a quanto pare c'è un'ora da aspettare. Perché deve stare in frigo sta frolla di me. Il risultato è questo con panetto di pizza. Infatti, dopo mi sa che verrà fuori una pizza. Non abbiamo capito la ricetta. La facciamo vedere. Va! Tutto sfocato, pazzesco. Sono proprio bravo a fare i video. E la facciamo vedere in tutte le inquadrature. Ma io voglio fare tipo il fashion blogger. Guarda che meraviglia. Ma no. Qua si è staccata la ripresa. Gli accatarra incastrata dentro una zucca morta. Quindi, ragazzi, ci vediamo tra un'ora. E nulla. A tra poco. E rieccoci, ragazzi, dopo 42 ore, porca vacca quanto cavolo ci vuole, per ottenere questa. Macigno, quanto cavolo pesa sta roba, se la dovessi mangiare scoppio. Ora è arrivata la parte divertente. Le formine, ragazzi, quindi adesso prendiamo intanto la teglia. Aspetta, cosa fai? Non bisogna stenderla. Madonna che ansia, non posso mai fare quello che voglio. Iniziamo, ragazzi, a stendere. Perché? Dai. Così? Fantastico, dai, sono troppo forte. Ma perché si continua a rompere? La rimettiamo così, tanto. Com'è possibile che l'hai fatto a mano meglio di me col mattarello? Posso prendere la teglia e metterla qua? Ma non devi metterlo lì, ora ti faccio vedere. Ma Dio so. Facciamo vedere, dai, fai le forme. Io voglio più zucche. No, io voglio i pipistrelli. Cos'è? Questo? Ma ti sembra un pipistrello con dei problemi? Però devo dire che comunque vengono abbastanza bene. Abbiamo un po' tutte quante le forme. Allora, calmi. Dobbiamo fare le cose fatte bene uno per volta. Adesso, dopo che lei fa la figa, che sa fare tutto lei, continua a fare le formine e noi andiamo ad accendere il forno a 160 gradi. E lo... 170. Non va bene nulla di quello che faccio. Ma ne azzecchi una, sei incredibile. A parte il fatto che è già bollente, com'è possibile? Cos'è? C'è l'Etna qua dentro. Visto che non mi fai fare nulla, che cosa faccio, scusa? Ti ho detto di allenare la teglia. Allenare la teglia. Facciamo anche questo, visto che devo fare tutto io. Che vi devo dire, ragazzi? Voilà, guarda che mano ferma. Cioè, ma tu devi fare? Ma lascia giocare anche me. Goofy, non mi fare ma... Allora, un po' di rispetto. Buona, ma scusami,
Sono forme fatte apposta, perché fanno cagare? Ma perché la pasta frolla è morbida. Andiamola a mettere all'interno del forno. Almeno questo me lo fai fare, perché giustamente sennò tu ti ustioni. Ok. E voilà. Cioè, sono così brutto che non mi metto a fuoco. Ah, ok. Comunque qua il risultato è questo qua. Cioè, vedete, potevano venire meglio secondo me. Non si gioca col cibo, lo sai? Dovresti vergognarti. Ok che non mi ero travestito da nulla per Halloween, però. Il ragno ha perso una zampa. Ma non si sta parlando di gusto. Ma a parte che sono crudi. Ma basta metterli in forno, non serve a niente. Ma quanto olio hai messo, chiedo? No, non ho fatto nulla. Guarda, sta sudando. Quanto ci vuole ancora? Che devo ballare tutto il tempo così, devo shakerare. Fai vedere il cappello, per favore. Sembra un fantasma che fa così. Quello è il cappello, da ragazzi. Da che parte è? Appunto. Dai, ottimo risultato comunque, sei stata fortissima. Però dai, questo è uscito bene, lo faccio vedere. Questi sono tipo quelli di Batman che li tira contro i nemici. Dai. Meraviglioso. Che carino. E come dice sempre... No vabbè, facciamo cagare. Comunque ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Sarà piaciuto a tutti sicuramente. Prendete come esempio questo video per fare i vostri biscotti. Non è un ragno. Non come? Basta. Finiamo sto video. Saluta ragazzi. Elisa Toffetti, Sara Blose, Loise Blows. Prenditela con lei, eh. Digi Sir Peronton, che lui c'è sempre, non si sa come sia possibile. Ah, ecco perché hai detto comunque se facci. Siamo scambiati di nuovo. Ma sì, tanto. Raffaele Costantino. Ciao ragazzi, il vincitore di oggi. Raffaele Costantino. Ciao ragazzi. Tutto un secondo e fa. Grandissimo! E ragazzi, vi ricordo che in descrizione troverete tutti i link dei suoi social. Vai, che se sbagli vediamo un po'. Almeno ha senso sto video. No, sto scherzando, perdona, mi faccio schifo. In descrizione troverete tutti i link dei miei social, Instagram, Facebook. E quindi se va, seguitemi su Instagram e lasciate un bel mi piace alla pagina di Facebook. Iscrivetevi al canale per supportarmi. E io ragazzi vi do l'appuntamento, credo, a un altro episodio. Non so. Ciao ragazzi. Ciao. Sì, manco ti si vede, madonna che schifo sto video. Dai, muoviamoci.